Amici del Calcio a 5, buonasera e ben ritrovati a Zona Futsal, l'approfondimento sul mondo del calcio a 5 a cura della redazione di Radio Doppio Zero. Quello che andrà in scena il prossimo weekend sarà un weekend infuocato per le squadre bitontine e non solo, perché la femminile sarà impegnata nel ritorno dei quarti di finale playoff contro il VIP, mentre il futsal bitonto sarà impegnato nell'andata della semifinale playoff contro la San Giovannese. Un weekend rovente che vivremo con gli ospiti che sono questa sera qui con me, sia in studio che da casa. In studio abbiamo l'onore di avere per la prima volta a Zona Futsal il redattore dell'edicola del Sud da Bitonto e non solo, Michele Cotino De Palma. Michele, buonasera e benvenuto. Ciao Danilo, grazie per l'invito, grazie a tutti, saluto tutti. Fresco invece di promozione col suo defender giovinazzo, Gustavo Menin. Gustavo, buonasera e benvenuto per la prima volta a Zona Futsal. Grazie a tutti quanti. E allora, torniamo in studio e lo facciamo con Michele Cotugno De Palma. Michele, Bitonto Calcio a 5 femminile, 68 punti ed un primato condiviso con il Pescara. Il Bitonto per il secondo solo in virtù degli scontri diretti. E 5-2 nella gara d'andata contro il VIP. Questo Bitonto sicuramente non vuole assolutamente fermarsi. Beh no, diciamo che ci divertiamo a vedere il Bitonto, anche le immagini me lo dimostravano, il gol che sembra facile, in realtà niente è facile nella calciazione femminile, però il Bitonto con la grande maestria di cui abbiamo visto già altre partite ci fa divertire. Chiaro che ora vedi il bello, è difficile, dopo la Coppa Italia si pensava che il Bitonto potesse essere magari con la pancia piena, ma in realtà Lucilei e compagni ci dimostrano come in realtà niente è pieno. Ovviamente è chiaro che il VIP sulla carta è un avversario semplice, però poi lo fa con Ara e altri, ma certamente c'è da soffrire. È chiaro che c'è da notare come il Bitonto in 2 anni è riuscito a raggiungere, se non dico raggiungere, comunque siamo sul livello delle grandi squadre che ovviamente da anni dominano il campionato, quindi penso al Pescara, appunto al Falconara. E certamente essere arrivati dove siamo arrivati in pochissimo tempo è un orgoglio sia per il presidente che investe, sia anche gli sponsor che ovviamente aiutano Silvano in questa galoppata, sia noi che ci commentiamo e guardiamo, sia la città che ovviamente adesso quasi ha adottato le ragazze. E questo ovviamente è forse il punto più bello, il punto più alto che una squadra poteva aspettare. Invece il futsal sappiamo che era uno sport, se non di forse neanche di nicchia, forse sotto nicchia, specie quello femminile, che onestamente fino a qualche anno fa, bisogna dirlo, era sconosciuto. Ecco Michele, mi hai giusto anticipato, tu sei uno di quelli che questo movimento, parlo del Bitonto Calcio 5 femminile, lo ha vissuto quasi dagli albori, quando era poco più che un passatempo domenicale, anche molto, molto meno che di nicchia, e poi l'hai visto crescere fino alla conquista della prima Coppa Italia di Serie A2 e la vittoria del campionato di Serie A2. Vederlo adesso in Serie A, fresco vincitore della Coppa Italia e comunque pienamente in corsa per la conquista del campionato, che effetto fa? Beh, fa un grande effetto, comunque vuol dire che quando c'è programmazione, quando c'è volontà, quando c'è unità e serietà di intenti, è chiaro che arrivano i risultati. Forse nessuno si aspettava così presto i risultati, visto anche i colossi che abbiamo davanti, però indubbiamente l'aver vinto già la Coppa Italia, essere in corsa in modo così importante per il campionato, vuol dire che si è fatto bene, si sta facendo bene. È chiaro che Silvano ha grandi meriti, perché ricordiamo da dove ha preso il calcio a 5 e dove lo sta portando, ma anche Pino Cariello, che voglio citare per ringraziare per quello che sta facendo, e anche tutti gli sponsor che appunto stanno dando una rossissima mano affinché il progetto non sia un progetto, diciamo così, come dire, soltanto di come dire, momentaneo, ma un progetto duraturo nel tempo. Poi, se sarà vittoria, ovviamente lo vedremo, noi ci auguriamo, chiaramente. Assolutamente sì. Michele, per arrivare alla vittoria, dall'altro lato del tabellone, prima ancora che la sfida col Falconara in semifinale, che ricordiamo è campione d'Italia e di Europa anche, dall'altro lato del tabellone ci sono le due abruzzesi che sono Pescara e Tikitaka, due ossi duri sicuramente da affrontare per il Bitonto, e il Pescara è anche vice campione d'Italia. Beh, se vuoi vincere devi affrontare e battere le più forti, è sempre stato così, il Pescara forse la più forte del campionato, però il Bitonto in 3 partite ha dimostrato per lo meno di essere alla pari, come ha dimostrato anche il successo bellissimo in Coppa Italia di qualche settimana fa. In campionato a ritorno si è perso per episodi
Invece a Pescara un 3-3 molto bugiardo, perché il Bitonto ha dominato la partita con non so quanti legni abbia preso. Questo mi fa capire che il Bitonto in suoi 2 anni è arrivato perlomeno a mettere i piedi sul tavolo dove finora neanche potevo neanche sentire l'odore. Quindi vuol dire che si è fatto un grande percorso, ma un dettaglio importante è Lusileia, che forse quest'anno con l'acquisto di Ranatin è diventata più forte e più decisiva, nonostante abbia quasi Non 40 anni. insomma che forse si è L'ho spinta sempre ancora oltre stata, ma quello che è il proprio indubbiamente forse talento. quest'anno anche appunto l'acquisto e la vicinanza di Ranatinha ha giovato indubbiamente a Lusileia, ma anche a Diana Santos, che è ancora più forte l'anno scorso. Quindi c'è una squadra completa che giustamente ci sta facendo sognare e speriamo possa arrivare fino alla fine. Comunque il Bitonto ha già vinto per quello che ha fatto. Ha già vinto, a Assolutamente. prescindere dalla Coppa Italia, ma essere arrivati a questo risultato, a questo punto, vuol dire che il Bitonto ha già vinto. Come dicevi tu, Michele, è sicuramente il frutto di una programmazione, ma anche di una sana follia, perché vincere in così poco tempo, mettersi in un tavolo dove da anni si siedono le solite squadre, vincere qualcosa e comunque ritagliarsi il proprio spazio non era semplice. Complimenti quindi al patron Silvanentini e a tutto quanto il Bitonto C5 femminile, soprattutto ricordiamolo a chi lavora anche dietro le quinte di questa società, Assolutamente sì. perché le Prima giocatrici c'era vanno in Dalila, ma campo, non solo, tutto lo ma staff, anche Danilo, che assolutamente. ovviamente si fa un lavoro incredibile tutti i giorni, quindi c'è tutto un lavoro coordinato e di staff, e giustamente i risultati si vedono. Assolutamente sì, perché poi noi ricordiamoci anche il lavoro di Francesco Polo Campione per quanto riguarda la Assolutamente comunicazione, c'è sì. Paca Marques dal punto di vista fisico, Giuliano Preparato dal punto di atletico, assolutamente sì. vista della medicina e quant'altro. Per cui Ringraziamo anche Giovinazzo che ci ospita da 2 anni. assolutamente sì. E ricordiamo insomma l'appuntamento di sabato alle ore 15:45 al Pala Pansini di Giovinazzo per Bitonto C5 contro VIP C5. Dall'altro lato invece si sfideranno le altre 6 squadre e in questo momento vedono con un netto passo in avanti Falconara, Pescara e Tikitaka. Sono le prime 4 in classifica, Michele, sono le prime 4 che dalla prima all'ultima giornata non hanno praticamente forse mai accusato un vero e proprio calo fisico, calo atletico e calo di rendimento. Ma diciamo che un campionato era diviso in due, c'erano le prime 4 squadre e poi tutto il resto della ciurma. È chiaro che saranno loro poi a sfidarsi per quello che conta. Però, ripeto, il fatto che Bitonto affronti il resto del mondo, il resto dell'Italia, è indubbiamente un grandissimo risultato, perché nessuno avrebbe scommesso un centesimo sul fatto che Bitonto in 2 anni potesse vincere la Coppa Italia battendo il Pescara in semifinale, imbattuto in campionato il Da Pescara. settembre, ricordiamolo. Assolutamente sì, e potesse giocarsi addirittura un trofeo così importante come il campionato, appunto, quando Pescara, Tikitaka e Falconara. E allora, archiviamo per il momento quella che è la pratica della femminile e tuffiamoci invece nel mondo maschile perché c'è da giocarsi invece in questo caso, sabato alle ore 17. L'andata della, potremmo definirla così, semifinale, insomma, dei playoff per l'accesso in Serie A2 che vedrà il Futsal Bitonto sfidare i toscani della San Giovannese. Michele, i playoff nazionali sono sempre un Un terno vortice, all'otto. sono un uragano, sono un terno all'otto, si affronta una squadra mai affrontata finora in un girone che per forza di cose non si conosce. Quanto è stimolante e quali secondo te possono essere le insidie? Beh, a me è stimolante tanto già il fatto di esserci, già essere arrivati a questo punto per il Bitonto, visto come era partito il campionato, indubbiamente un risultato importante. Il Bitonto ha maturato questo risultato con un giro di ritorno abbastanza importante, come se fosse una macchina diesel che ha carburato con il passare delle settimane. Chiaro che è tutto nuovo, quindi c'è proprio una squadra che non si conosce, anche la trasferta sarà una trasferta lunga, complicata, quindi è chiaro che non mancano le insidie, però il Bitonto sicuramente con l'entusiasmo che ha accumulato in queste settimane non andare in gita, ma sicuramente a dire la sua e a fare la sua partita. Guardiamoci assieme alla regia le parole di mister Pietro Di Bari su questa sfida contro la San Giovannese. Mister Pietro Di Bari, dopo la paura della gara col Senise è arrivata poi la conferma che tutti quanti aspettavano. Il Futsal Bitonto è ufficialmente ai playoff e potremmo anche dire con pieno merito per quanto visto in un girone di ritorno da protagonista. Sì, Danilo, hai detto una cosa giusta, ho fatto un giro di ritorno veramente alla grande. È chiaro, dopo una partenza di campionato non brillante, abbiamo avuto un casino di infortuni, insomma, un po' neanche poco oppure fortunati. Ritorno siamo stati veramente bravi e secondo me l'abbiamo meritato, anzi, tolto pure i 3 punti.
se mettiamo pure i 3 punti di Ama Salerno, arriviamo pure sesti. Però tutto sommato l'importante è stare là e giocarcela. Mister, ce la giochiamo contro la San Giovannese, una squadra toscana, una squadra che non abbiamo ancora affrontato ovviamente in stagione, una squadra i cui numeri insomma sono abbastanza eloquenti, parlano abbastanza chiaro, è una squadra che bisogna insomma prendere con tutte le precauzioni del caso. Sì, sì, è chiaro, proviamo, mi sa, la miglior quarta d'Italia, è una squadra che ho visto ha un casino di gol, molto dinamica. Forse è chiaro, loro partono favoriti, senza dubbio, però noi ci faremo trovare pronti. E allora, queste le parole di mister Pietro Di Bari per la sfida d'andata contro la San Giovannese. Una sfida che vogliamo commentare assieme al secondo ospite collegato da casa, Gustavo Menin. Gustavo, buonasera e ben trovato qui a Zona Futsal. Buonasera a tutti e grazie. E allora Gustavo, prima di parlare della promozione del Giovinazzo in Serie A2 Elite, tu insomma sei uno di quelli che conosce l'Italia del futsal. Che impressione ti fa il girone toscano da cui viene la San Giovannese? Se avete affrontato anche altre squadre toscane o anche nella tua carriera se hai affrontato queste squadre, che gara ci si deve attendere? No, purtroppo in Toscana mai giocato, però da altre parti sì, a Milano, in Sicilia. Però in quello girone non ho mai giocato, sai, sinceramente. Non conosco tante le squadre. Gustavo, secondo te quanto è complesso affrontare una squadra che non si è mai affrontata fino adesso e quanto è complesso preparare una partita contro un avversario sconosciuto, soprattutto se si tratta di una sfida che può, in un certo senso, valere l'accesso ad una categoria superiore? Esatto, molto complicato, perché tu non conosci. Tu vedi qualche video, però non è uguale con tu affronti andata e ritorno. È stata molto complicata perché abbiamo visto che era una squadra molto giovane, quindi la prima gara molto di studio, sai, molto complicata da studiare. Gustavo, invece adesso tuffiamoci in quello che è stato la cavalcata, se così possiamo definire, del Defender Giovinazzo, perché il Giovinazzo è partito benissimo. Poi anche per via insomma di alcuni infortuni e altre situazioni legate insomma all'aspetto tattico, ha avuto una fase di stallo, poi si è insediato sulla panchina mister Rafinha Lanziotti e di lì in poi c'è stata l'esplosione di questo Giovinazzo che ha portato lo scorso sabato alla conquista della Serie A2 Elite. Gustavo, che sensazioni si provano insomma nell'accedere a questa nuovissima categoria, farlo con la maglia di una piazza importante come quella del Giovinazzo dopo una stagione così? No, bellissimo, bellissimo. Giovinazzo è il mio secondo anno, cioè, c'è una storia da tanti anni di questa società. Aver raggiunto questo traguardo è stato bellissimo perché la società se l'aspettava da tempo, il pubblico, quindi abbiamo fatto una cosa molto, molto, molto bella per la città. Gustavo, parliamoci chiaramente, il Giovinazzo ha messo a segno 100 reti, ne ha subite 104, l'ottavo posto in classifica e tu insomma hai contribuito a questo ottavo posto con 7 reti, sicuramente se c'era una squadra che meritava questa promozione era anche il Giovinazzo. Sì, sì, però sai, abbiamo avuto un cambio di guida a dicembre, sai. Quindi è stato un po' altalenante, sai, siamo partiti bene, poi cominciamo i gironi di ritorno male, poi in questo finale ci siamo ripresi, quindi è stato molto altalenante, però l'importante è che siamo sempre stati lì, cioè abbiamo finito i gironi di andata anche al terzo o quarto posto, però alla fine l'obiettivo era quello. Gustavo, quanto pensi sia stato fondamentale l'insediamento di mister Rafinha Lanziotti sulla panchina del Giovinazzo, visto e considerato che fino allo scorso anno era comunque un giocatore del Futsal Bitonto, per cui era ancora in pienissima attività? Sì, importantissima, perché comunque ha giocato in alti livelli, sempre si è fatto rispettare, ha dato un contributo grandissimo perché con la sua esperienza
Se tu vai a vedere anche nel finale della partita, ha avuto la intuizione di la fiducia di mettere il quinto di movimento e ha portato pure il frutto del gol della vittoria. Una mentalità sicuramente vincente, Gustavo, una mentalità che ha trasmesso anche e soprattutto ai più giovani, perché la vera sorpresa di quest'anno del Futsal Giovinazzo, oltre insomma a voi veterani, sono stati tantissimi giovani lanciati da mister Ranziotti. Sì, è vero, questo è vero. Hanno creduto in questi ragazzi giovani, hanno inserito i loro allenamenti, poi pure in certi partiti ha fatto entrare senza alcun timore, cioè hanno corrisposto alla grande. È stata una cosa molto bella e carina, perché dobbiamo far crescere i giovani. Cosa c'è adesso nel futuro di Gustavo Menin e in quello del defender Giovinazzo, Gustavo? Ancora non abbiamo parlato, diciamo, perché ancora è fresco, appena finito il campionato e io non lo so quali saranno le intenzioni, ma da parte di Gustavo è sempre a disposizione per aiutare questa società, perché mi hanno accolto con le braccia aperte, la città, la mia figlia sta bene alla scuola. Io, diciamo, se contano su di me, ci sarò come sempre per dare il 100%. Gustavo, che giudizio dai tu su questa nuova categoria come la 2 Elite? Perché è il passo che intercorre fra la Serie A2 e poi la Serie A. Sarà una 2 Elite, il nome dici tutto, Elite, perché saranno le prime 6 di ogni girone più quelle che retrocedono della Serie A, quindi sarà livellata, diciamo, al massimo livello. C'è tanto da lavorare, c'è tanto da migliorare, perché ci aspetta una stagione molto dura. Allora, noi ci complimentiamo ancora una volta con Gustavo Menin, con Mister Lafina Lanziotti e con tutto il defender Giovinazzo per la conquista di Serie A2 Elite. Grazie mille Gustavo per essere stato qui con noi. Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Ciao, Colgo buonasera. l'occasione per dire che quest'anno c'è proprio tanta Puglia in realtà 5, Danilo. Assolutamente Sia sì. femminile che maschile. San Michele ha vinto la Coppa 2, femminile parliamo. Il Molfetta si è salvato all'ultimo con grande... Però appunto è un grande risultato, il Bitonto abbiamo già detto, e appunto c'è il Giovinazzo che è salito, ma c'è tanto, c'è Lizia per essere una realtà importante. Quindi il calcio a 5 parla Occhio anche sempre al di più. Canosa, perché anche il Canosa ha fatto un Canosa, grandissimo campionato. assolutamente sì. E anche il fatto che per 2 anni di fila si sia ospitato la Coppa Italia femminile, Final Four, vuol dire che anche il movimento nazionale segue la Puglia e questo ovviamente ci gratifica molto. È infatti un argomento che avremo trattato a breve, Michele, perché possiamo definirla nel futsal una sorta di Puglia Caput Mundi. Assolutamente Perché sì. non dimentichiamo che anche dal girone G del Futsal Bitonto sono salite Taranto, San Michele e Dream Team Palo, per cui tre pugliesi, il Bitonto insomma si spera che possa salire anch'esso in Serie A2, ce lo auguriamo tutti quanti, sarebbe la quarta squadra che sale, per cui considerato anche che in Serie A2 Elite è salito anche il Bulldog Capurso, per cui sicuramente le squadre pugliesi quest'anno si sono fatte rivalere per quel che concerne i loro Assolutamente sì, gironi. un risultato assolutamente importante, sia in campo maschile che in campo femminile. Questo ovviamente vuol dire che quando c'è programmazione, quando c'è volontà e quando c'è appunto unità di intenti, i risultati ovviamente non subito, ma certamente arrivano. E questo ovviamente ci fa ben sperare per il futuro, con la consapevolezza che non è soltanto un fuoco di paglia, ma sicuramente, sicuramente un ciclo che è iniziato e un cerchio quindi che sta aprendo. E questa è una cosa molto, molto positiva. Un ciclo che si sta aprendo, Michele, e che potrebbe portare la femminile ad aver già conquistato la Coppa Italia e a conquistare il campionato e la Serie B maschile a conquistare una Serie A2, per cui forse ancora una volta potremmo riscrivere la storia del futsal bitontino in questa città. Potremmo avere una squadra vincitrice in Serie A ed una in Serie A2. Assolutamente sì, lo speriamo, ma ripeto, Bitonto per quello che ha fatto Bitonto, sia inteso maschi che inteso donne, ha già vinto, perché il fatto che siamo qui a parlarne, che tutti i giornali nazionali ne abbiano parlato, indubbiamente un successo importante. È chiaro che si può sempre migliorare, si deve migliorare per restare al palo, però ovviamente vista la base che c'è, siamo indubbiamente molto fiduciosi e molto ottimisti.
Michele, se 10 anni fa qualcuno avesse detto che oggi avremmo avuto una squadra vincitrice della Coppa Italia in corsa per il campionato e due anche in corsa per la Serie A2, qualcuno probabilmente ci avrebbe preso per pazzi. Oggi invece quello Ma stesso non soltanto 10 anni fa, anche 4 anni fa, anche anche 4 anni fa. molto meno. Ricordiamoci, il calcio femminile è proprio quasi un dopolavoro, come dicevi tu prima, inizio puntata. È chiaro che si è fatto tanto, si è investito tanto e i risultati giustamente arrivano, ma l'elemento importante è quasi proprio la simbiosi che c'è tra i tifosi bitontini e la squadra. Il Palapanzini è sempre pieno, il Palaborsellino è sempre pieno. Quindi questo vuol dire che c'è proprio amore per questo sport, che non ha nulla da invidiare al calcio a 11, anzi per certi versi è molto più difficile, perché devi sempre correre, sempre stare sul pezzo. Sì, sono due sport che non sono paragonabili, ma in termini di adrenalina e di impatto emotivo sono sicuramente due sport che danno tanto, che richiedono tanto e a cui la città di Bitonto risponde comunque presente. Assolutamente sì, e questo è indubbiamente un successo, un risultato molto molto importante, che ovviamente ci onora. E magari sarà anche da monito per chi di dovere per sistemare finalmente le strutture di cui tanto abbiamo necessità e di cui tanto abbiamo bisogno e che attendiamo da anni. Però chiudiamo qui non andiamo oltre per evitare Assolutamente sì, polemiche. pensiamo sempre solo al campo perché il campo viene Assolutamente sempre sì. prima di tutto. Michele, la femminile gioca sabato alle 15:45, la maschile alle ore 17 e il sabato pomeriggio forse è perfetto per gli amanti di questo sport per i bitontini. Assolutamente sì, sappiamo cosa fare, quindi forza Bitonto, assolutamente, sono sicuro che avremo ottimi risultati e dall'Ausilia Compagne e dalla squadra di Mister Di Bari. Di Bari ti ha fatto un lavoro importante, un lavoro di cui magari si parla poco, ma in sordina, in silenzio, ha fatto un ottimo lavoro, e come l'ha fatto anche Marzuoli, perché si pensa che con quel Bitonto sia facile vincere. Assolutamente no. Ma è molto difficile quando hai tante campionesse squadra a metterle insieme. Perché il Bitonto non ha soltanto segnato tanto, ma anche subito molto poco. Il che vuol dire che c'è un equilibrio di base, un lavoro in settimana certosino importante, fatto anche con Mister Colaianni, che ovviamente si vede la mano su Bianca Castagnaro e non È il solo. totem, penso, Beppe Colaiani di queste due squadre, Quindi spesso perché si parla poco di Di Bari e di Marzuoli, ma hanno fatto indubbiamente un ottimo lavoro e i risultati ovviamente importanti sono anche merito e soprattutto merito loro. assolutamente sì, e dicevo su Beppe Colaiani, è il totem di queste due squadre perché è una sorta di remida della propria professione, ciò che tocca diventa oro e noi cogliamo l'occasione anche per fargli personalmente gli auguri di buon compleanno, il compleanno che c'è È stato stato ieri. assolutamente sì, ringraziamo, salutiamo anche noi e ovviamente ringraziamo per quello che sta facendo e quello che ha portato al Bitonto, come inteso come futsal. Assolutamente sì. E allora andiamo in chiusura di questa puntata di Zona Futsal, ricordando ancora una volta gli appuntamenti: Palapanzini di Giovinazzo, ore 15:45, Bitonto C5 femminile contro VIP, Palaborsellino di Bitonto, ore 17, Futsal Bitonto contro Futsal San Giovannese. Io ringrazio Michele Cottino De Palma per essere stato con me questa Grazie a sera voi per in l'invito, studio. un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato e visto. Ringrazio Daniela Cariello e Gustavo Menin per essere stati in collegamento via streaming e ringrazio la regia curata da Danilo Mingirulli. Il mio appuntamento è come sempre quello alla prossima puntata con tantissime nuove tematiche e la stessa passione di sempre.